Quindi parliamo quindi di una birra di 3 gradi, solo 3 gradi è quasi un evento raro nella produzione italiana. Sì, diciamo che io, cioè, l'idea era quella comunque di produrre una birra di bassissima gradazione proprio perché raffigurando come caricatura Una bimba. una bimba, cioè, l'idea era quella di fare una birra proprio di bassa E gradazione, oltre alla molto gradazione bevibile. Poi alcolica? c'è un utilizzo di diversi cereali, a parte orzo e frumento c'è un utilizzo in buona percentuale di farro e di avena. E poi c'è una speziatura a base di, sempre al femminile, diciamo, di pepe Di rosa peperosa. e di bocciolo di rosa. Quindi è una birra molto delicata, beverina. Quasi da aperitivo, Sì, cioè, direi. sarà un aperitivo, però poi ci saranno due versioni di questa birra. Una versione con dei lieviti, diciamo un blend di lieviti e fermentazioni spontanee. E poi ci sarà una versione invece con lievito da saison. Quindi saranno due birre comunque con lieviti abbastanza diversi. La riconosceremo perché comunque sarà sempre nella stessa bottiglia questo suo La bottiglia formato o una sarà la. bottiglia più No, la piccola? bottiglia sarà la stessa, però con un'etichetta, come dicevo prima, molto simpatica. Sta per arrivare, ormai Sta, stiamo parlando sì, di gennaio. siamo, sì, gennaio, È tempo di gennaio. diventare papà per la Tempo di seconda volta diventare papà, e poi di fare ricominciamo. le etichette, stanno studiando, cioè abbiamo un fumettista di Napoli che sta studiando questa etichetta. E poi vabbè, a breve dovremmo imbottigliare una versione di una lemon ale in botte dove c'è stato del vino, sempre del vino Pallagrello, di un'importante azienda, Per proseguire sì. insomma, il percorso Sì. della centesimale, immagino. Sì. E allora, poi abbiamo parlato dell'impianto, abbiamo parlato della nuova linea produttiva. Che cosa vuoi comunicare intanto come augurio ai tuoi appassionati, diciamo, della tua birra per il prossimo anno, per queste feste di Natale? Che messaggio vuoi dare, insomma? Che quest'anno che ci porti tante altre birre Karma o comunque tutti possano assaggiare la nuova linea di Allora, produzione. sicuramente, vabbè, sicuramente gli dico Di provarla. comunque di avvicinarsi, come diciamo si sta parlando tanto di birra, c'è tanto fermento, in Campania sono contento, stiamo cercando anche di riunirci come consorzio e comunque la cosa principale è che è la diffusione, diciamo bisogna Della diffondere cultura. sempre di più soprattutto bisogna comunicare che la birra non è un'unica birra, ma ci sono tantissime, sempre tantissime birre, ogni birraio lavora in modo diverso, soprattutto che dietro a ogni birrificio c'è sempre una persona, l'idea c'è un progetto. E E nel tuo stiamo caso c'è parlando, anche un confronto con tanti birrai, perché io ti vedo parlare con Leonardo, hai cominciato all'inizio con Yuri Ferri, ti vedo parlare anche sul discorso del consorzio, c'è un continuo confronto con gli altri diciamo che birrai. la cosa importante per me è l'apertura, cioè non bisogna parlare di apertura perché è quello che poi ci porta a crescere. Esatto. Nel sud hanno iniziato, diciamo, al nord molto prima rispetto a noi, quindi quello che è importante è comunque l'apertura verso comunque altri birravi, rapporti di amicizia e di collaborazione, perché è quella che poi ci porta a migliorare. Dove possiamo trovare le tue birre adesso, oggi come oggi? A Allora, diciamo che parte ovviamente la Campania la e Campania, Lazio, immagino, sul quale sei abbastanza sì, vabbè, coperto. abbiamo qualche punto di riferimento in Lombardia, nella zona di Varese, poi la zona delle zone dell'Abruzzo, a Esatto. parte di Pescara e Teramo, abbiamo iniziato a lavorare con la Toscana, zona di Firenze. E poi abbiamo iniziato in Sicilia con la zona di Palermo e a Reggio Calabria, poi in Con Beer Campania. Emotion, dove ti ho visto Sì, abbiamo. ultimamente, Sì. com'è No, stata questa. è stata veramente una bella serata, ma poi la cosa importante è sapere che ci sono in posti che comunque dove Non non ti te aspettavi? l'aspetti, ci sono delle associazioni di ragazzi veramente appassionati. Mi sono trovato a mio agio. Allora, ma ovviamente le tue collaborazioni con locali, abbiamo parlato di beer shop, abbiamo parlato di collaborazioni con i birrai, non finiscono qui. Parliamo della storia birreria. Raccontaci Sì, un diciamo che è partito un progetto circa un anno fa, dalla collaborazione, diciamo, dall'amicizia con
i titolari di una nota birreria del Beneventano, di Puglianello, titolari tra l'altro anche di una importante osteria Foro dei Baroni, e dove c'è stata questa, è nata questa collaborazione, perché abbiamo prodotto una birra a marchio loro. C'è stata una base, diciamo una partenza con un tipo di prodotto, una birra belga, e perché era il loro target nel loro locale. Sì, diciamo che in questa birreria abbiamo prodotto questo tipo di birra di alta gradazione, uno stile diciamo belga, una Belgian Ale. E poi adesso è stata un'ultima versione, è stata rivisitata e c'è stata una forte luppolatura con diciamo americana, quindi è venuto fuori quasi una triple IPA stile belga. E la birra si chiama De Rinaldi perché De Rinaldi era il barone che viveva all'interno del castello, dove c'è sia la birreria che il ristorante Foro dei Baroni. E consumano tanta birra tua? Sì, da quello diciamo, che so. Sì, c'è stato un enorme consumo sia di mie birre che di questa birra. Tra l'altro abbiamo iniziato a lanciare, a distribuire anche al di fuori del locale. Sì, del locale e del ristorante. Visto il riscontro che ha avuto. Sì, diciamo che è stata comunque una bella soddisfazione sia per me che per loro. E poi questa birra è stata anche barricata. E quindi all'interno del locale della birreria c'è una barrique che ha contenuto del vino locale. C'è stato, diciamo, c'è all'interno, stiamo barricando, stiamo maturando questa birra, e probabilmente a febbraio e marzo ci sarà un grosso evento sempre lì con questa birra in barrique che sarà imbottigliata, la mia lemon ale imbottigliata che è stata maturata un anno in botte, e altre birre sempre maturate in botte di altri birrifici italiani. Probabilmente ci sarà, naturalmente c'è la Guasca, penso, a gestire. L'hai già prenotato, diciamo, nella tua agenda. Sì. Un'ultima domanda tecnica. Mario, ma tu lo sai che questa bottiglia nel frigorifero è molto scomoda? Cioè, tu te ne sei reso conto che hai scelto un formato che è complicatissimo da mettere nei frigoriferi, specialmente quelli un po' più vecchiotti? Questa birra si può mettere in orizzontale, per esempio? Visto che sono anche birre un po' particolari, metterle in orizzontale io non so se conviene. Diciamo che certamente bisogna, cioè metterle in orizzontale va anche bene, però bisogna sapere che una volta raddrizzata bisogna farla riposare un po'. Non è... So che comunque è complicata, però la bottiglia è talmente bella che... E allora tu nelle istruzioni dietro magari potresti mettere... Farla riposare, sì, se la mettete un po' in orizzontale. D'accordo. Allora, quindi ci versiamo una birra con Mario. Vediamo che come versa la sua birra. Che cosa è questa? Poteva essere la lemonade. La lemonade, ovviamente. Il tuo inizio che ha sconvolto, mi ricordo, Cuasca 4 anni fa quando... ti conoscemmo lì a Roseto di Abruzzi, no, a Roccaraso forse, vicino a Roccaraso. Sì, dopo Rivisondoli. A Rivisondoli, esatto, in quell'evento con i formaggi e diciamo la birra. Sì, la partenza è stata lì perché producevo birra a casa. Esatto, nella tua pentola. Avevo portato queste birre da far assaggiare lì durante, c'era un evento con l'Almond. Esatto. E poi subito dopo c'è stata questa serata al vino di suppa, vino di suppa da Vezzano. E là è stata, diciamo, proprio la lì ci, la ci fu una ci furono queste birre che portai da far assaggiare e lì partì tutto. Esatto, perché in quell'evento tra l'altro c'era sia Leonardo Di Vincenzo che Yuri Ferri, che appunto Cuasca. È stato l'inizio e 4 anni dopo facciamo un brevissimo bilancio e un augurio. Diciamo che quello che posso dire è che la soddisfazione è che da un progetto, da uno scherzo, esatto, veramente diciamo c'è stato qualcosa di concreto, quindi si è realizzato più che vendere birra, si è realizzato qualcosa di vero, di più, e che poi proviene da tutta la passione. Io provengo da un altro settore, il fatto di licenziarmi, di iniziare questa cosa da zero, di portare avanti comunque questo progetto e di realizzarlo è motivo di enorme soddisfazione. Auguri allora, Mario.
Beviti la tua birra e auguri. Auguri a tutti, che sarà un buon 2011. Inizio 2011. Auguri. Con tante birre nuove. Artigianali. Ovviamente artigianali, e se sono del birrificio Karma è anche meglio, dai, visto che siamo in casa, giochiamo in casa. Auguri Mario. Grazie. Beviti la tua birra e goditela.